Tornare nell'inquieto e misterioso spazio di Prey è stata un'esperienza più che gradita. Sveglia presto, aereo per Londra e subito negli uffici di Bethesda, dietro la famosa piazza Piccadilly Circus. Tornare, dicevamo. Sì, perché di Prey vi avevamo parlato non tanto tempo fa. Il nuovo progetto dei ragazzi di Arkane è stato capace fin da subito di allietarci con il suo setting sci-fi intrigante e con un gameplay che si presentò come un buon mix di diversi titoli simili visto fino ad oggi, anche se i rimandi più evidenti sono chiaramente quelli alla saga di Bioshock e all'ormai datato System Shock. In questo nuovo endzone, che ci porta qualche ora avanti rispetto alla prima prova di cui vi parlavamo poco fa, abbiamo potuto riapprezzare tutte quelle dinamiche che ci colpirono nella prima sessione, senza però farci mancare qualche gradita sorpresa. Prey si è rivelato un gioco ancora più profondo e strutturato di quello che avevamo inizialmente pensato. Nonostante la prima impressione fu molto positiva, possiamo oggi dire con estrema tranquillità che c'è ancora tanto di cui parlare e giocare. Nessun loop temporale questa volta, procediamo spediti verso una porzione di gioco che vede il nostro protagonista, Morgan Yu, già dotato e potenziato di alcune abilità in grado di affrontare gli scontri e situazioni in modo più agile e meno complicato. Come al solito, il Glue Cannon, di cui parleremo anche in seguito, e la pistola si rivelano preziosi alleati per eliminare i Typhon nemici che, se presi sotto gamba, non esiteranno a eliminarvi senza troppi problemi. In questo senso, la prima piacevole novità, Prey è difficile, la gestione degli scontri non è così immediata e richiederà un po' di studio. Se sarete troppo ingenui o svampiti, ci lascerete le penne, garantito. Anche questa build, poi, prevedeva una certa libertà d'esplorazione, che abbiamo capito essere parte fondamentale di Prey. Quando parliamo di libertà, lo facciamo suggerendovi il significato letterale del termine. Non sarete troppo guidati in Prey e potrete decidere di affrontare le situazioni come meglio credete, quando volete, magari perdendovi prima un po' nella sezione di Talos One, che si conferma essere interessante e ben articolata. Morgan ci aveva abituato poi a tre remi di abilità, che qua però diventano 6. Sarà possibile sviluppare anche skill di tipo energetico, telepatico ed elusivo, come per esempio utilizzare le proprietà metafisiche dei Typhon per tramutarsi in oggetto e passare attraverso una serratura, oppure scagliare un'onda energetica capace di creare un'esplosione e infliggere danni ad area. Per fare ciò, sarà ovviamente necessario investire in Euromods che troveremo nel corso del gioco. Più sarete curiosi e le esplorerete, più ne troverete. E nonostante la quantità da utilizzare per i potenziamenti non saranno troppo esose, sarete comunque chiamati a fare un'oculata scelta su che ramo riporre la vostra fiducia. Detto questo, Prey ha saputo stupirci con soluzioni di gameplay quasi inusuali oggigiorno. Oltre alla già citata metamorfosi in piccoli o grandi oggetti per mimetizzarsi o sorpassare un ostacolo, si aggiunge anche l'utilizzo intelligente delle armi, ad esempio il Glue Cannon. La schiuma che crea l'arma può essere utilizzata per creare dei percorsi artificiali da scalare, utili a raggiungere aree nascoste o segrete. Non essendo più abituati a vedere dinamiche simili in FPS recenti, siamo un po' rimasti spaesati, senza riuscire a capire come poter raggiungere l'area sopraelevata che vedevamo sopra la nostra testa. Scoprire questa felice scelta di gameplay ci ha entusiasmato, perché nonostante Prey sia un FPS story driven, non rinuncia mai a sorprendere il giocatore con meccaniche di gioco interessanti e stimolanti. Prey si conferma dunque un ottimo prodotto. Arkane sembra aver messo segno l'ennesimo titolo curato e rifinito, capace di regalare anche soluzioni di gameplay davvero interessanti e del tutto inaspettate. Rimane da verificarne solo l'efficacia e soprattutto la varietà di situazioni nel corso di tutta la campagna, testarne in maniera concreta la struttura luristica di progressione e infine il lato tecnico delle versioni console. Però possiamo dirvelo, segnatevi il 5 maggio sul calendario perché Prey potrebbe essere l'ennesimo gioco da non perdere di questo finora glorioso 2017.